qual è lo scenario per i prossimi 40 anni di investimenti immobiliari. Lo facciamo con Giorgio Spaziani Teste, presidente di Confedilizia, che chiamo qui, prego, potete applaudire, Luca Dondi dell'orologio di Nomisma, Mario Condò de Satriano, il presidente del centro studi di FIAIP, il senatore Vincenzo Gibino, altro amico di FIAIP, che è anche presidente dell'osservatorio parlamentare del mercato immobiliare, ti puoi sedere lì, grazie, e poi Simona Costagli, centro studi BNL Paribas, che diciamo ci farà la cornice, l'introduzione a questo tema, diciamo, molto, ciao Vincenzo, molto impegnativo per capire trend e scenari. Vediamo se, eccoci qui, prego, sì, si può mettere al podio. Sì, buonasera a tutti. Quello che volevo fare io era un po' il giochino del telefono, un confronto su quello che è successo nel 1976 e nel 2016, perché raccontare 40 anni della storia di questo paese così complicato forse 80 non ne bastano. Quindi, lei sarà però sintetica. Brevissima. Tanto per così, per iniziare a dare qualche idea di chi eravamo e cosa facevamo nel 76. Terzo governo Moro, c'è il Super Tuesday anche nel 1976 e quella volta il 2 novembre del 76 viene eletto un democratico, Jimmy Carter. In Cina muore Mao Zedong e questo è importante perché dà il via, non la morte, ma insomma il governo di Mao Zedong al lancio di quello che adesso ormai è il secondo paese più importante al mondo. Più in dettaglio, più diciamo sulla vita reale, purtroppo anche il 76 anno di terremoto, il Friuli, mi sembra sempre verso dicembre, Repubblica, uno dei più importanti quotidiani, nasce sempre a gennaio del 1976, il Torino dopo 27 anni da Superga vince lo scudetto e questo qui è importante perché così non è né Roma né Lazio, siamo tutti qui a Roma più sereni. Sai, il proprietario della mia emittente è il presidente del Torino. Ah, vabbè. Vabbè. Però a Roma insomma era importante che non fosse, certo, né l'uno né l'altro. Certo, di non schierarsi con gli uni o con gli altri. È l'anno di Domenica Inn, Corrado, e sono gli anni della grande crisi petrolifera. Vediamo più in dettaglio chi eravamo. Eravamo tanti, eravamo 55 milioni già nel 1976, soprattutto eravamo delle famiglie ancora molto allargate, si facevano più di due figli e mezzo per seguire le virgole delle statistiche, contro i circa uno che se ne fanno adesso. Eravamo un paese molto giovane, un terzo della popolazione italiana aveva meno di 40 anni, adesso un terzo della popolazione italiana ha tra i 40 e i 60 anni e questo è importantissimo per caratterizzare le diverse, diciamo, attitudini all'acquisto che poi hanno una rilevanza importante anche sul mercato immobiliare. Dal punto di vista più strettamente economico, eravamo un paese molto più pesante. Contavamo per circa il 4,5% del PIL mondiale, cioè il 4,5% di tutto quello che veniva prodotto al mondo veniva dall'Italia, era realizzato in Italia. Tanto per darvi un'idea, il peso della Cina nel 76 era 1,9%. Oggi noi pesiamo il 2-3% dell'economia mondiale, la Cina pesa il 13-5% ed è diventato il secondo paese più grande al mondo in termini, diciamo, di importanza economica. Eravamo un paese industriale, lo siamo ancora in realtà, però la nostra industria anche in termini di occupazione contava molto molto di più, avevamo circa 8 milioni di occupati nell'industria come contro i poco meno dei 4,5 adesso. Erano, dicevo, se andiamo avanti, gli anni della grande delle crisi petrolifere e quindi probabilmente qualcuno di voi ricorderà i numeri completamente diversi da quello di oggi dell'inflazione, un 8% contro lo zero di adesso e soprattutto eravamo un paese con un debito pubblico ancora molto sostenibile, diciamo a livelli che poi il trattato di Maastricht definirà come diciamo quelli ideali, intorno al 60% del PIL. Più in dettaglio, forse è interessante andare a vedere quello che ci interessa di più dopo il grande disastro
diciamo che rappresenta un po' un argine tra il prima e il dopo, no? Nel corso di questi 40 anni di recessione ce ne sono state tante in Italia e anche a livello mondiale, però quella che è scoppiata, la crisi finanziaria che poi è diventata crisi globale nel 2008, ha rappresentato proprio un cambio di mentalità. E allora, se andiamo avanti di un paio di slide a vedere che cosa noi stiamo ancora soffrendo qui in Italia per la crisi finanziaria, è importante, la crisi del 2008 è importante prima di tutto perché è la prima volta che il mondo va in recessione dopo la seconda guerra mondiale, cioè la prima volta che il prodotto mondiale è negativo dopo la seconda guerra mondiale. E noi, ahimè, in Europa, ci vedete lì sotto, la linea blu, stiamo ancora alle prese con questa crisi. Oggi qui in Italia noi produciamo circa l'8% in meno di quanto producevamo 8 ormai quasi anni fa, nel 2008, quando la crisi è cominciata, mentre tutti i nostri, diciamo, principali partner europei hanno praticamente chiuso il gap. Allora, per dire qualcosa di un po' più diciamo rilevante sul tema di oggi, se andiamo avanti di un paio di slide, il mercato immobiliare, più avanti ancora, com'era nel 76 e com'è nel 2016. Allora, tanto per incominciare, nel 76 non eravamo ancora un popolo di proprietari di abitazioni, solo il 47% delle famiglie possedeva l'abitazione di residenza, questo ce lo dice la Banca d'Italia, quindi il sogno italiano, che è quello appunto del possesso della casa, ancora non sarà realizzato. Mentre adesso, con il 74% di famiglie che vivono in abitazioni di proprietà, siamo tra i paesi in Europa che presentano le percentuali più elevate. Costava molto poco acquistare una casa relativamente, diciamo, agli standard più recenti. Nel 76 un reddito medio impiegava circa 2 anni e mezzo a comprare un'abitazione senza mutuo, adesso siamo sull'ordine dei 6 anni, questi sono sempre dati che ci fornisce la Banca d'Italia. Se andiamo avanti, erano soprattutto i più anziani che potevano permettersi un'abitazione, e questo non è mutato, anzi, semmai questa è un tipo di tendenza che si è diciamo radicalizzata nel tempo. I giovani fino a 30 anni erano proprietari della loro abitazione solo nel 25% dei casi, quindi molto meno della media nel 76, e continuano adesso. Fino a 34 anni adesso è impensabile che qualcuno, diciamo, a 25 anni non solo sia fuori casa ma sia proprietario della sua abitazione. Le percentuali sono ancora molto basse e, come vedete, c'è una polarizzazione ancora più forte verso le classi di età più avanzate. Non c'è, se andiamo avanti, una grande differenza in termini, ma aspettavo almeno in questo senso di vedere grandi differenze per tipologia, diciamo, questi sono il livello di istruzione dei capi famiglia, diciamo, dei principali percettori di reddito, mentre invece non c'è una grandissima differenza tra adesso e il 76. Sicuramente le professioni più elevate, che, diciamo, coloro i quali hanno delle professioni più elevate hanno delle percentuali di possesso superiore, ma non è neanche una regola così definita. Quello che invece è possibile osservare negli ultimi anni sono delle decise diminuzioni delle percentuali di possesso in due categorie che sono state probabilmente le più colpite dalla crisi, e che sono quella dei piccoli imprenditori, diciamo dei lavoratori autonomi, che hanno visto la loro percentuale di possesso scendere del 10% circa, e ovviamente dei non occupati. Ecco, qui tanto per fare un po' di riassunto e di chiarezza su una serie di informazioni che abbiamo un po' sentito. Dove sono i prezzi? Questo era per quanto riguardava il passato. Dove sono i prezzi e dove sono le compravendite a questo punto? Ecco, questi sono dati ufficiali che rilascia l'Istat dal 2010, e a me, in termini di quotazioni, non sono ancora, probabilmente lo sapete meglio di me, non sono ancora affatto buoni. Il secondo trimestre del 2016, per il 18° trimestre consecutivo, i prezzi hanno continuato a scendere, e soprattutto continua a scendere nel comparto delle abitazioni cosiddette nuove, che in realtà avevano tenuto fino a un paio di anni fa.
Le notizie buone arrivano, come probabilmente avete già sentito e come probabilmente già sapete, dal lato delle compravendite. È l'Agenzia del Territorio che ci dice che nel secondo trimestre del 2016 le compravendite sono aumentate del 23%, che è una straordinaria quantità, e sono, diciamo, a fine anno dovrebbero attestarsi sull'ordine delle 520.000 transazioni, che significa più o meno il livello delle transazioni del 1997, ossia quando è partita, diciamo, la fase positiva del mercato immobiliare mondiale e italiano. Quello che c'è di buono è quello che vedete là sotto a destra. Queste sono le, diciamo, dichiarazioni, le intenzioni di acquistare un'abitazione che l'Istat rileva in un'indagine che fa mensilmente sulla fiducia dei consumatori. Da qualche mese, anzi in realtà da un paio d'anni, circa il 2% degli intervistati si dichiara disponibile ad acquistare un'abitazione nei 12 mesi successivi. È una percentuale ancora bassina, però dovete considerare che questa percentuale è rimasta più o meno stabile in una situazione, diciamo, di declino di altri tipi di dichiarazioni sulla fiducia dell'economia in generale e sulla disponibilità ad acquistare altri tipi di beni durevoli. Un'altra cosa molto interessante, queste sono sempre le percentuali che ci vedono comunque ai primi posti in Europa. Una cosa interessante che volevo farvi vedere, e con questo chiudiamo, purtroppo, diciamo, i fatti degli ultimi 2-3 mesi hanno riportato in evidenza uno dei temi principali del settore delle costruzioni, più in particolare dell'immobiliare italiano, ossia il fatto che il nostro stock abitativo è molto vecchio. Il 70% degli edifici, parliamo di 12 milioni di edifici e di circa 30 milioni di abitazioni, è stato costruito prima del 1974, che è l'anno della prima normativa antisismica. Allora, questo potrebbe essere probabilmente il momento giusto, lo è sicuramente dal punto di vista emotivo, ma ovviamente, diciamo, le risposte emotive sono sempre quelle sbagliate. Andrebbe data, diciamo, una risposta seria a questo tipo di esigenza, che potrebbe insieme risolvere due problemi: da un lato dare maggiore sicurezza e dall'altro ridare vita ad uno dei settori che ha più sofferto durante tutti questi 8 anni di crisi, ossia, insieme al settore, se andiamo avanti, dell'immobiliare, più in generale il settore delle costruzioni. Prima, ricordatevi, dicevo, il PIL italiano in questo momento è 8 punti sotto al valore del 2008. Questo è l'andamento degli investimenti, che sono la componente di gran lunga più penalizzata durante tutta questa crisi. Gli investimenti in costruzione in questo paese sono oggi del 31% più bassi di quanto erano all'inizio del 2008. E il settore delle costruzioni, in senso lato, è quello che ha pagato anche il prezzo più caro in termini di perdita di occupazione. Quasi 500.000 persone hanno perso l'occupazione in questo settore. Quindi, ecco, probabilmente questo potrebbe essere il momento adatto per, ripeto, dare una risposta razionale ad un momento che emotivamente è veramente importante per il Paese, che insieme, appunto, potrebbe innescare un circolo virtuoso che parte dalle costruzioni e poi ovviamente passa attraverso l'immobiliare, e insieme ovviamente cercare di evitare per quanto possibile tutto quello che purtroppo abbiamo visto verificarsi negli ultimi 2-3 mesi. Sono stata bravissima. Grazie. No, è stata non solo brava, ma credo che questa spiegazione, anche così lineare, così chiara, ci fa capire tante cose. Quindi grazie alla dottoressa Costagli per questa fotografia. Parto subito con Luca Dondi di Nomisma, perché quello che gli voglio chiedere, sulla scia di quanto sentivamo, è mi pare che ci fosse un 2% degli interpellati che dice sono intenzionato entro i prossimi 12 mesi, così ho capito, a comprare casa. E chi è questo 2%? Cioè, se abbiamo visto che in Italia c'è un problema ancora enorme di lavoro, di disoccupazione, che colpisce soprattutto i giovani, abbiamo visto che la maggior parte dei proprietari sono persone, diciamo, con qualche anno di età, allora, rispetto anche alla crescita economica ancora molto stentata, che ci dobbiamo aspettare? Sì, innanzitutto buonasera a tutti,
un secondo per fare i complimenti per la longevità e per la resistenza e a Paolo Righi per l'energia che mette nelle cose. Un ringraziamento, Nomisma rileva dati immobiliari da 30 anni e lo fa grazie a voi, periodicamente vi tormentiamo con lunghi questionari a cui rispondete senza un interesse specifico e di questo voglio cogliere questa occasione per ringraziarvi. Chi sono gli interessati all'acquisto? Beh, sono quelle famiglie che hanno nonostante tutto una debolezza economica non trascurabile e che si riaffacciano al mercato immobiliare spinti da fiducia. La fiducia alla fine del 2013 è l'elemento che ha indotto un ritorno di interesse verso il mercato immobiliare che si era compresso negli anni precedenti, negli anni della crisi. Che siano comunque soprattutto famiglie alla ricerca di prima casa o di sostituzione di prima casa, che non abbiano una grande solidità reddituale e patrimoniale, lo testimonia il livello di dipendenza da credito, che è il secondo elemento che caratterizza il mercato immobiliare di questi anni. Il 75-80% della domanda potenziale è una domanda che non può prescindere da credito. Molta di quella domanda è una domanda non bancabile, quindi non dobbiamo aspettarci un, o almeno non bancabile secondo quelli che sono i criteri oggi che le banche adottano per concedere finanziamenti, quindi non ci dobbiamo aspettare un trasferimento di quei numeri in transazioni e quindi in dinamismo di mercato ed è la giustificazione per cui nonostante 3 anni di crescita delle transazioni non ci sia un effetto sui prezzi, un po' perché c'è un eccesso di offerta ancora da assorbire, un po' perché una parte significativa della domanda è una domanda che ha una debolezza, una fragilità reddituale per cui non può sopportare un aumento delle transazioni. Io credo che però sia interessante porsi il problema di come sta andando il mercato oggi, perché io capisco l'ottimismo, veniamo da 7 anni di crisi e quindi è assolutamente giustificato, non se ne poteva più. Però non vorrei che facessimo l'errore di pensare che i dati del primo semestre siano i dati del secondo semestre. Nel senso che nel primo semestre abbiamo raccolto forse troppo in termini di attività di quell'ottimismo e di quella positività che si era diffusa a partire dal 2013. Oggi la situazione è leggermente diversa. Per cui se noi facciamo riferimento ai dati sulle compravendite del primo semestre raccontiamo una storia. Se noi forse facciamo un sondaggio oggi rispetto al sentiment degli operatori che poi hanno il polso istantaneo del mercato, forse la storia è leggermente diversa. Non è una storia negativa, ma è una storia che è coerente con la fragilità e con le incertezze che connotano questo momento, che sono politiche e che sono di tipo economico. E tutto si tiene insieme perché tutto passa attraverso la fiducia e tutto passa attraverso le banche. E le banche sono reattive rispetto all'andamento dell'economia e alla fiducia. E quindi il mercato immobiliare è diventato improvvisamente molto più volatile rispetto al passato proprio perché c'è un collegamento di tutti questi fenomeni che espongono le dinamiche di un settore che pensavamo totalmente anticiclico, in realtà non è più così, lo è molto meno rispetto al passato, perché il collegamento rispetto alle variabili macroeconomiche è molto più forte oggi rispetto agli anni passati e quindi vediamo e viviamo con maggiori incertezze, maggiori apprensioni anche fatti che un tempo sarebbero stati assolutamente esogeni e avulsi dalle dinamiche del mercato immobiliare che invece oggi giocano un ruolo, per cui quando ci si chiede ma il referendum pesa così tanto? Sì, in effetti un po' pesa, perché contribuisce a definire un livello di fiducia e di aspettativa che inevitabilmente poi si traduce nelle scelte di consumo, figuriamoci quelle di investimento e di un investimento rilevante come l'investimento sulla casa. È lì il referendum, in sottofondo e condiziona anche quando crediamo non lo faccia. Spaziali Testa, vediamo un po', insomma ci ha detto delle cose importanti, cioè non dobbiamo avere l'ottimismo basandoci solo sui dati del primo semestre, mi pare di capire. Sentivo prima credo il presidente Catricalà che diceva almeno i prezzi si sono stabilizzati, adesso vedendo questi dati non so quanto si siano stabilizzati in realtà, cosa teme diciamo nell'immediato futuro? Si stabilizzano in basso, quindi non è un gran valore. In basso.
No, devo rovinare il dibattito anch'io, ma per naturalmente fare anch'io gli auguri, perché non ne ho altre occasioni, alla FIAIP che con Fedelizia è orgogliosa di aver visto nascere al proprio interno e nella propria famiglia, quindi poi, come si diceva prima, con uno sviluppo enorme e meraviglioso negli anni successivi fino a questi 40 anni che stiamo festeggiando oggi, quindi anche da parte mia, ma è scontato, ma lo rifarò stasera anche abbracciando simbolicamente il presidente Righi, Paolo Righi, i miei migliori auguri per i prossimi, per superare gli altri dico 150 anni, perché gli altri hanno detto 100, quindi cerco di distinguermi. Nel merito, io sono molto meno, non c'è il rischio di essere ottimisti, il rischio diceva Luca Tondi, io sono molto pessimista. Io vorrei, mi sono andato a cercare, siccome ho sentito parlare spesso di ricchezza oggi, sono andato a prendermi la definizione di patrimonio immobiliare come ricchezza, sono andato a prendermi la definizione della Treccani che dice: ricchezza in economia è il complesso dei beni materiali e immateriali che abbiano valore di mercato, che siano cioè scambiabili con moneta o altri beni. Sua proprietà della ricchezza, sua proprietà fondamentale è quella di produrre reddito. Ecco, mi suonava un po' strano sentire parlare di ricchezza con riferimento agli immobili, ho capito perché in effetti questa definizione non torna con tanti beni immobili, perché bisogna sentirli i proprietari e gli agenti immobiliari li sentono. In molti casi non hanno la minima possibilità di vendere i propri beni. E questa è la realtà, perché è interessante sentire anche le statistiche dell'Istat. Io le leggo come tutti, ma ci crediamo davvero alle statistiche dell'Istat? L'Istat rileva bene, spero, i prezzi, perché sappiamo che ogni bene immobile è diverso dall'altro e qui c'è chi lo insegna a me, quindi non è la borsa, non è il titolo azionario, ma rileva, se li rileva bene, ripeto, i prezzi degli immobili che si scambiano. L'Italia è fatta di tanti immobili che non hanno minimamente mercato, che non rispettano minimamente questa regola, che non saranno mai venduti, che non saranno mai affittati, che stanno sul groppone, uso questa espressione abusata, ma dei proprietari di questi beni, e che sono un peso naturalmente caricato di tasse incommensurabili. Parentesi sulle tasse, l'applauso ai proprietari che hanno questi beni e non a me, ovviamente, beni è sempre definizione un po' opinabile in questo caso. Parentesi sulle tasse, permettetemi di rivendicare, Confedilizia, e solo Confedilizia ieri ha bloccato quell'operazione che si stava facendo all'insaputa persino, io mi fido perché l'ho risentito stamattina e mi ha ringraziato del deputato del capogruppo PD, sì, che ha presentato quell'emendamento. Confedilizia, e solo Confedilizia, ha bloccato quell'emendamento che per l'ennesima volta stava tentando, ad opera dell'ANCI, facciamo anche i nomi, Associazione Nazionale dei Comuni, di aumentare di un altro pezzettino la tassazione sugli immobili. Sulle seconde case era? IMI. Era su tutti gli immobili, diciamo sì, sulla prima casa no, semplice, perché visto che non si colpiscono i residenti, perché è stata eliminata. E è durato poche ore, perché noi abbiamo segnalato correttamente prima al deputato che ci aveva chiesto un parere, perché aveva ricevuto, racconto il fatto, aveva ricevuto l'emendamento dell'ANCI, ha chiesto a me personalmente, ma a me è stato presentato come semplificazione, potete valutare se si tratta effettivamente di semplificazione. Io l'ho letto, noi l'abbiamo letto e abbiamo visto che non era solo una semplificazione, perché l'ANCI aveva nascosto al suo interno un giochetto per aumentare ancora fino all'11,4 per tutti, per mille, le aliquote di IMU e TASI. Io ho avvisato prima il deputato e poi ho risposto ai giornalisti e quindi insomma poi la cosa è uscita e il PD ha ritirato l'emendamento 3 ore dopo averlo presentato. Questo non per fare pubblicità a Confedilizia, che è sempre comunque qualcosa utile in casa FIAIP, credo si possa fare, Paolo Righi me lo consentirà, ma per dire non solo che la proprietà siamo noi a difenderla al massimo, anzi non al massimo, spesse volte insieme alla FIAIP, ma non c'è altro nel mondo della proprietà che difende questo settore, ma anche per dire
che i proprietari ci chiedono continuamente, giustamente, quello shock che di cui parlava giustissimamente Paolo Righi, di riduzione delle tasse, ma qui siamo in una situazione in cui addirittura si tenta ancora di aumentarle. Io sto divagando, ma ho visto quelle slide molto interessanti, ho preso diversi appunti, non sto svicolando dalla domanda, ma per esempio si passa dal 2008 al 2016, ci vogliamo ricordare che tra il 2008 e il 2016 c'è il 2011, ma poi il 2012, 2013, 2014, 2015, che hanno dapprima visto l'introduzione di una tassazione triplicata sugli immobili e poi hanno visto la sua conferma? Non ha questo comportato delle conseguenze enormi? Io credo di sì, le sta continuando a comportare, perché questi immobili che non sono più ricchezza sono appunto quegli immobili colpiti da quella tassazione. E se avviene che insomma si gioisce per, e giustamente Luca Dondi richiama ad una maggiore, diciamo, realismo su questo, per questo più 24, più 21 prima, non mi ricordo adesso le cifre esatte, noi lo chiamiamo parziale recupero delle perdite, perché di questo si tratta. E poi il fatto che si tratti di sole prime case, cioè di abitazioni acquistate per la prima volta o di abitazioni frutto così di scelta di miglioramento di situazioni familiari, è grave, cioè è una cosa importante da sottolineare. Non c'è l'acquisto da investimento, non c'è un mercato immobiliare diverso dalla prima casa. La stessa Agenzia delle Entrate in un report di qualche mese fa diceva, e qui c'è Mario Occhi che lo sa, se c'è ancora, dell'agenzia, questi sono acquisti che prima o poi dovevano essere effettuati. Era gente che aspettava la discesa dei prezzi, aspettava magari addirittura un'ulteriore discesa dei mutui e prima o poi doveva comprare. Quindi assolutamente non bisogna illudersi che sia cambiato qualcosa. Sempre, se posso rubare qualche altro secondo, con riferimento alla ricerca, interessante, ripeto, ho preso nota di diverse cose. 76, un paese in affitto, non era un paese peggiore quello del 76 da questo punto di vista, così come non è un valore negativo l'altra slide, almeno il titolo, pochi giovani proprietari. La normalità in Europa non è, Luca Dondi lo sa meglio di me, non è un mercato dell'affitto inesistente o limitato alle fasce sociali deboli come è in Italia. La normalità di un paese dinamico e serio è che l'affitto sia sviluppato soprattutto fra i giovani, perché un giovane che si pianti su una casa per tutta la vita a partire dai 25 anni è un giovane che comunque non muove l'economia, perché necessariamente è uno che si è piazzato a qualche parte. Adesso purtroppo è sempre più difficile farlo, perché è sempre più difficile avere il lavoro magari tramandato dal padre o ottenuto attraverso il settore pubblico, ma comunque non è tipico di una società dinamica. Non a caso 76-78, nel 78 è arrivata la legge sull'ecocanone che ha iniziato a distruggere l'affitto, ma l'affitto è una risorsa della nostra economia. Aspetti, andiamo avanti, poi torniamo. Mi fermo allora. Sì. Grazie. Vado dal senatore Gibino. Caro senatore, allora gliela dico così, e qui per ridare fiato al mercato, alle famiglie, bisogna lavorare sulle tasse ovviamente e anche sulle banche però, perché l'elemento banca è venuto fuori molto. Adesso io sentivo oggi una dichiarazione, credo, del direttore generale dell'Associazione delle Banche Italiane, che dice che i prestiti sono ripartiti per le famiglie, per le imprese, e però poi insomma ci sono sempre molte difficoltà. Credo che la politica debba vigilare moltissimo su questo, in maniera bipartisan, poi ognuno con le proprie ricette. Rispondo alla domanda tra un secondo, visto che è arrivato Paolo. Sì, è certo. Visto che c'è qua Giorgio, e visto che l'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare nasce per merito di questi due signori una sera a cena, di conseguenza un applauso a loro due, ai 40 anni di FIAIP, a Paolo e alle cose che abbiamo fatto e che faremo. Allora, la domanda era banche e tasse. Diciamo. E tasse. Ritorno alla data del 2008, perché non sono 8 anni passati così, sono 8 anni
che hanno visto nel 2008 togliere la tassa sulla prima casa, e ve lo ricordate. Ha detto bene il presidente di Confedilizia, le tasse sono triplicate, ce lo ricordiamo, nel 2008 la pressione era 10 miliardi, adesso la pressione è quasi 30 miliardi avendo tolto la tassa sulla prima casa, siamo quasi a 30 miliardi. Il sistema, il mercato non regge, non lo regge. Non siamo in condizioni perché l'Italia è andata indietro, perché non riusciamo a essere competitivi, quindi ci sono minori risorse, ci sono maggiori tasse anche su altri settori e significativamente su questo settore, perché dal 76 ad oggi nel frattempo gli italiani hanno coronato il loro sogno. Hanno comprato fino al 72, 73, 74% la casa, poi ne hanno due, poi ne hanno tre. Quando quindi questa pressione fiscale inizia a essere così importante, non sulla metà, degli italiani che hanno la casa, ma sostanzialmente su tutti, significa incidere in maniera pesantissima su tutte le famiglie. Quando il presidente Spaziani Testa parla del PD che mette una tassa, poi gli telefona, guardate che anni che andiamo avanti, almeno si stava prima tranquilli, si chiamava ICI, vabbè, ci ricordiamo l'ICI che doveva essere una roba straordinaria, va bene, ci tenevamo l'ICI. Invece ogni 2-3 anni cambiano il nome della tassa e poi IMU e poi TASI, la TARI per la spazzatura, poi magari ci ritorniamo perché voglio utilizzare la forza comunicativa di Andrea Pancani su questo scandalo della TARI, poi togliamo la TASI e poi ci inventiamo l'IMI. Ma guardate che l'ANCI arriva a fare una richiesta di questo tipo sotto traccia e grazie al cielo qualche parlamentare riesce anche a chiamare, avere il coraggio di chiamare l'associazione di categoria per chiedere che succederà, perché ci sono in legge di bilancio a breve verranno applicati 1 miliardo di tagli sugli enti locali e regioni, 1 miliardo di tagli. Poiché i servizi comuni li devono erogare ugualmente e il sindaco impatta e deve iniziare a dare lo scuolabus, la mensa e tutti i servizi di pulizia, illuminazione e quant'altro, di conseguenza si inventano l'IMI, cambiamo il nome della tassa, applichiamo una percentuale leggermente diversa, gli italiani non se ne accorgono, io riesco a chiudere i bilanci in maniera positiva per i comuni. Ma badate bene, non è solo il tema dell'aumento della tassa o meno e il cambio del nome, è il fatto che su questo comparto siamo a rischio giuridico. Nessuna famiglia di buon senso, e in questo senso sposo il pessimismo del presidente di Confedilizia, ma ci dobbiamo muovere perché dobbiamo andare verso l'ottimismo e dobbiamo andare verso un recupero di questo settore che è fondamentale, soprattutto in questo momento quando è molto pericoloso tenere i soldi così, non correttamente investiti. Quando noi cambiamo ogni 2 anni la pressione fiscale, ogni 2 anni gli cambiamo il nome, io voglio chiedere, a parte quelli che sono tra virgolette bloccati col 74%, chi dovrebbe andare a investire sul nuovo? E infatti abbiamo 240.000 immobili bloccati, invenduti. E io mi ricordo nella trasmissione del direttore Pancani quando mi chiese e io allora dissi il numero, ma allora era 120.000 e non è che sono passati anni, sono sempre gli stessi, ed è questa legislatura. Siamo passati da 120.000 a 240.000 bloccati. Il che cosa significa che vado alle banche? Che i costruttori non vendono, gli italiani non comprano, il denaro non circola, lo Stato non incassa e le banche soffrono, perché quelle banche che hanno finanziato la costruzione di quegli immobili non li possono vendere, perché anche quando dovessero fare l'ipoteca c'è, il pignoramento, dovessero metterli in vendita, non recuperano i soldi, quindi è inutile che azionano il loro credito con procedure inutili, devono stare ad aspettare tutti. Sulle banche, apro una parentesi e la chiudo, in queste condizioni, lo diceva il presidente di Nomisma, le banche che possono fare? I criteri per i quali possono erogare il credito sono molto molto vincolanti, al di là che abbiamo il direttore amico. E quello, la famiglia c'è il reddito, probabilmente ci mette dentro una fiche che è la quarta carta della giocata a poker, la suocera o il papà che ha la pensione, a patto che abitino nello stesso nucleo familiare, cioè nella stessa casa, che il figlio abbia qualcosina,
e possano spuntare qualcosa. E le banche fanno una gran fatica, abbiamo fatto tanti convegni sul leasing abitativo, che quindi in qualche misura, non trasferendo la proprietà col mutuo, aiuta un po' più facilmente la detraibilità fiscale, ma sempre lì siamo, cioè non riesce a smuoversi. Che si deve fare? È semplice, quando le cose non funzionano si deve tornare a quando funzionavano, cioè a togliere dai 30 miliardi di pressione fiscale, bisogna ritornare a 10, perché abbiamo perso 500.000 posti di lavoro, abbiamo 240.000 case bloccate, ci sono tantissimi immobili che non possono essere venduti e la pressione fiscale dello Stato su quelle famiglie che ha una casa, due case, tre case, che prima era felice, non gli fa passare la notte, perché passa la notte insonne, perché non sanno come pagare queste tasse. E allora o lo Stato fa un colpo di coraggio, toglie queste tasse su questi immobili, o è molto molto difficile che riusciamo a recuperare. Questo mi viene facile perché, essendo parlamentare di opposizione, ve lo dico, ma nel senso che comunque quando c'era un altro tipo di governo questa tassazione non c'era. Però cosa stiamo facendo con l'osservatorio parlamentare? Prendo un altro paio di minuti, tanto penso che farai un altro giro. Penso. No, forse. No, ce la possiamo permettere un secondo. No, allora ve la dico tutta quanta e poi chiude. Allora, è un paio di mesi che lavoriamo con Giorgio, con Paolo e condividendo poi con tutti gli altri fondatori dell'osservatorio parlamentare, con la Consulta, ormai sono 100 i parlamentari che ne fanno parte, 15 ormai, 3-4 i fondatori e altri 12-13 nella Consulta, che elaboriamo qualcosa. Abbiamo presentato da poco, ne faceva credo cenno l'onorevole Polidori perché è stato presentato alla Camera, un emendamento che riguarda la permuta. Ne parliamo da mesi, l'ha elaborato FIAIP, l'abbiamo poi corretto, l'abbiamo depositato alla Camera. Cos'è la permuta immobiliare? La ripetiamo, è molto facile, riteniamo che questa cosa possa passare e debba assolutamente passare. Immaginiamo quello che ci accade quando andiamo a cambiarci l'automobile. Consegniamo la vettura vecchia, prendiamo quella nuova, non abbiamo lo stress di prenderne un a noleggio, non sappiamo quando arriverà quella nuova, lo facciamo in quel momento. La concessionaria, il venditore che acquisisce la macchina, non paga l'imposta di registro, la mette di lato tra i beni strumentali e poi la rivenderà successivamente. Questa cosa non si può fare col costruttore, perché altrimenti il costruttore, riferendomi ai 240.000 immobili e alle sofferenze delle banche, perché dovrebbe pagare l'imposta di registro in entrata. Ebbene, noi abbiamo previsto che io possa dare in permuta il mio vecchio immobile, il costruttore consegnerà il nuovo quando è pronto, e quindi io non sono costretto, io famiglia monoreddito, ad andare a vivere dalla suocera e fare due traslochi, perché quando ho 1.400 euro di stipendio questa cosa incide. Il costruttore lo prende in carico e di conseguenza ha un evidente equity e dialoga con la banca che ha su quelle strutture che ha costruito il mutuo, e quindi può operare un frazionamento perché c'è un equity che viene data con la permuta dell'immobile. Non paga l'imposta di registro a patto che, e mi riferisco alle slide, quel costruttore porti quell'immobile a una condizione statica ma anche di efficientamento energetico alla classe superiore. E basta poco, basta cambiare gli infissi, basta sistemare un riscaldamento autonomo, fare una serie di interventi per cui magari dalla classe G passa alla classe F, il che significa che costruttore, banche, filiera di investimento, circolazione del capitale, degli immobili, si agevola semplicemente con questo. E badate bene, si alleggerisce e si sburocratizza e si eleva un carico fiscale inutile, e alla fine ne ha un beneficio anche lo Stato. Un'altra cosa su cui stiamo lavorando è la cedolare secca, e questo esce e finisco. Dalla testa di Giorgio, cioè quella di estendere l'esperienza che abbiamo fatto della cedolare secca sull'abitativo tra le persone fisiche anche ai locali commerciali. Ci verrà sollevata l'eccezione da parte della Ragioneria Generale dello Stato, che lo Stato prenderebbe meno risorse nella misura in cui la cedolare secca ovviamente ha una pressione fiscale molto più bassa rispetto a quella che ha la tassazione normale, ma lo proponiamo sugli immobili che attualmente commerciali non sono locati. Quindi su quegli immobili lo Stato non sta percependo assolutamente nulla, diventa una forma agevolativa e anche un modo per rimettere in circolazione immobili che non hanno in questo momento un valore.
per il bene di chi li affitta, per chi invece li usa in locazione e per lo Stato che alla fine ci prende anche qualcosina in più. Grazie. Grazie, sì. Insomma, sul parco inutilizzato, dice GB, non bisogna mettere la cedolare secca in questo senso. Chiudiamo con Mario Condò, sentiamo allora anche il presidente del Centro Studi di FIAIP, come si immagina questo futuro. Volevo un attimo dare anche una motivazione però di questo 20-25% in più di compravendite che ci sono state in quest'ultimo momento, in quest'ultimo periodo, perché se noi prendiamo proprio a riferimento quel grafico che prima è stata passata dallo studio di BNL e vediamo che immediatamente dopo il 2008 ci fu quel calo enorme di compravendite, circa 200.000 compravendite in meno, ma poi ci fu un leggero aumento delle compravendite, quindi in quel periodo in realtà il mercato aveva scontato quelli che erano stati i mutui subprime praticamente, e nel 2010, nel 2011 ci fu addirittura un leggero aumento e arrivammo a 610.000 compravendite. Poi cosa è accaduto? C'è stato il combinato disposto, dico sempre, Monti-Letta, quindi 30% in meno dei prezzi, di triplicata la tassazione e in realtà diminuito di circa il 50% il numero di compravendite. Oggi vediamo che le compravendite sono aumentate di circa il 25%, ma domandiamoci che cosa è stato fatto nelle more. Praticamente nulla, fatta eccezione dell'eliminazione dell'IMU sulla prima casa. Quindi significa che è bastato soltanto l'inversione di tendenza del fattore psicologico che è passata da negativo a positivo per poi far aumentare il numero di compravendite. Dico questo perché l'elemento fiscale e l'elemento fiducia sono due elementi fondamentali per quello che è il mercato immobiliare. Io i prossimi 40 anni me li immagino con un mercato essenzialmente incentrato sull'affitto, perché diciamo che allo stato attuale, una volta che sarà esaurita la domanda che è ancora rimasta sospesa dopo la crisi, dopo gli anni della crisi, abbiamo in realtà da un punto di vista demografico una crescita quasi pari allo zero, e dal punto di vista dell'immigrazione diciamo che le risorse economiche sono praticamente inesistenti, quindi il nuovo mercato è costituito esclusivamente dai giovani, i quali purtroppo anche loro stanno ancora nelle famiglie in attesa di una sistemazione lavorativa definitiva, quindi questo ci fa capire che i prossimi anni saranno incentrati essenzialmente sull'affitto. Questo significa anche andare a creare il prodotto per i giovani che si affacceranno al mercato immobiliare. E quindi sarà molto importante, secondo me, la rigenerazione urbana che dovrà avvenire evidentemente senza consumo di suolo, ma con dei fabbricati che siano altamente tecnologici ed efficientati da un punto di vista energetico. La richiesta che noi stiamo già adesso registrando molto forte da parte dei giovani sono 40-60 metri quadrati in quartieri che possono offrire mobilità, trasporto, ambiente e spazi pubblici. La sfida secondo me è questa, cioè sarà proprio quella della rigenerazione urbana ripensata in maniera da dare anche dei ruoli strategici alle singole città in rapporto a quella che è l'Europa praticamente. Grazie, allora ringraziamo Giorgio Paziani Testa, Luca Dondi, Mario Condò e eccolo qui il senatore Gibino.
No, vi devo salutare, vi ringrazio, siete stati, come dire, avete dato alla questa pomeriggio grandi contributi, vi ringrazio tutti e adesso noi proseguiamo con i prossimi interventi. Grazie, grazie, ecco qui. Allora,